piacere che oggi facciamo un seminario sempre in ottica di condivisione idee di trading. Ci piace sempre sentire anche trader che fanno trading con noi, quindi persone che fanno trading, trader indipendenti in poche parole. Oggi con noi abbiamo Donatello Danny Lucente che tra l'altro sarà con noi anche presso il nostro stand che avremo l'ETF di Rimini giovedì 22 e venerdì 23. Sapete che tra poche settimane c'è proprio l'ETF a Rimini che è la più grande fiera del trading. Donatello Danny Lucente è trader indipendente. Come al solito ricordo che tutte le informazioni fornite, opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Ricordo il nostro sito swissquote.eu, trovate molte informazioni, trovate anche la possibilità di interagire con noi attraverso la chat che trovate in alto sulla pagina dei seminari, live chat, vedete, potete chiederci tutte le informazioni del caso e poi nel link che ora vi copio e incollo anche in chat trovate in maniera molto trasparente tutte le condizioni. Ricordo che l'attivazione, quando attivate un conto, decidete voi la leva può arrivare fino a 500 e può essere modificata durante la vita del conto, quindi siete voi proprio a scegliere la marginazione. Bene, iniziamo la nostra sessione operativa con Donatello Danny Lucente, andiamo a vedere se hai magari posizioni aperte, posizioni che stai gestendo e anche come fai trading, dato che è il nostro primo appuntamento che facciamo insieme in un seminario qua con lo Swissquote. Buongiorno a tutti, io a livello di operatività ho una forte passione prevalentemente per i breakout e per i trend, che spesso sono due cose che possono andare tranquillamente a braccetto l'un l'altro. Nel caso specifico, diciamo, l'indicatore che andremo ad affrontare, a sviscerare, insomma, perlomeno in buona parte questa mattina è lo zigzag, che è un ottimo indicatore che se ben utilizzato può essere può servire e per quanto riguarda i trend e per quanto riguarda i breakout. Infatti questo indicatore fa proprio parte del tipo dei trend following e in particolare viene utilizzato per depurare i dati relativi alle fluttuazioni dei prezzi. Sostanzialmente elimina quelli che hanno i prezzi che hanno un carattere di casualità. In pratica riesce così a individuare il reale andamento del trend. Cioè, detta parola in sintesi, serve per individuare il momento in cui il trend di un determinato prezzo sta per cambiare rotta e Tra viene. l'altro, lo zigzag è un indicatore presente nella MetaTrader che trovate negli indicatori personalizzati, però tu mi hai inviato un altro indicatore zigzag che preferisci utilizzare, che è questo, zigzag close. Qual è la differenza? Guarda, la differenza è che, come posso vedere, le persone che sono collegate, non i massimi e i minimi dello toccano le shadow, ovvero vorrei far vedere un attimino, ecco, una serie di minime e di massimi. Se puoi notare, non questo indicatore proprio che va sul close proprio della candela, che sia un minimo sia che sia un massimo, e non va a toccare i massimi e i minimi delle shadow. Esatto, si vede bene, si è messo il grafico lineare, così vedete, si vedono soltanto le chiusure. Quindi, proprio come dice il nome dell'indicatore personalizzato, è zigzag applicato alle chiusure. Sì, E così quindi. hanno molti meno falsi segnali che le shadow possono dare, che sono sempre dei spike che non delle volte possono. Sai, sulle shadow c'è sempre una forte diatriba anche per quanto riguarda le trend lines o per i supporti, senza inserirli sugli estremi delle shadow o sugli estremi del corpo, della candela, della chiusura. Sostanzialmente utilizza sempre le chiusure. Perlomeno per quanto riguarda lo zigzag, sicuramente. Ora tu hai fatto vedere, adesso noi adesso stiamo utilizzando lo zigzag per quanto riguarda la MetaTrader, però molte team comunque l'hanno nel loro portafoglio, nella loro offerta. Quindi ecco, anche se dovesse esserci qualcuno che ancora non ha la MetaTrader, probabilmente può trovarlo anche presso l'attuale broker. Esatto, oppure attiva un conto con Swissquote che c'è la MetaTrader così fa prima. E per quanto riguarda le Esatto. impostazioni, qua vedo predefinite 12, 5, 3. Tu preferisci lavorare con altre variabili? Qua in particolare ho il DAX sul grafico, quindi magari partiamo dal DAX, le impostazioni Io che preferisci. utilizzo la seconda e la terza voce, le mantengo inalterate, quindi 5 e 3 come valori della deviazione rimangono tali. Mentre il primo valore, a seconda del time frame con cui si opera, ho delle ho testato, quantomeno, considero che questa è sempre una tecnica che non è che ho inventato io, si sa, insomma è americana, ci sono anche un altro paio di trader italiani che la stanno sviscerando, testando, modificando e quant'altro. Io
per quanto riguarda il minuto, mi trovo bene con il valore 7. Addirittura il minuto, quindi? Fantastico. Sì, anche sul minuto, sì. Considera che i break sul minuto sono... Se chiama a fare ad esempio scalping è eccellente, sono questo tipo di tecnica. Quindi possiamo utilizzare. Adesso hai messo 7, vero? Ho messo 7, sì, su un grafico a un minuto sul DAX. Commentiamo proprio quello che sta succedendo. Pochi minuti fa è stato fatto un minimo in prossimità di 9.490, poi vedete il minimo applicato sulla chiusura in quanto la shadow è andato a sporcare decisamente quel minimo e ora sta ritracciando. Tu lo zigzag, quindi lo usi a favore di trend, quindi operatività soltanto short, diciamo ora, oppure dato che ha iniziato almeno con l'ultimo minimo evidenziato dallo zigzag entreresti ora long dato che ha segnato un minimo crescente. Guarda, se tu puoi mettere una resta che tocca il massimo la chiusura della candela precedente a questa, magari il massimo della chiusura precedente, sì, quindi non questa candela che sta salendo, quindi 9.516. Vai, volevo vedere se vai a toccare il vecchio massimo dello zigzag. Perfetto, sì, proprio lì, esatto. Lo sarà? 2517 il livello. Ecco, è superiore al vecchio massimo, al vecchio zig? È abbastanza allineato un pochino, cioè il massimo della candela precedente, il massimo dell'ultima candela è leggermente superiore al massimo dell'ultimo zig. Io lo vedo un po' lontano. Aspetta, guarda anche sulla mia. Allora, il massimo dell'ultimo zig era 9.516,50, il massimo della candela precedente era 9.517. Esatto, no, volevo farti notare che non la candela vabbè, di adesso, non la penultima, quella grande, la terz'ultima, quella dove hai posto con la tua resta, il close è comunque superiore al vecchio, a quel valore delle 10.35, se non sbaglio. Esatto, sì. Quindi sostanzialmente la tecnica mi dice di entrare nell'open della candela successiva. Fantastico, quindi sul breakout. Questo è importante perché c'è stato il massimo, perché la candela ha chiuso sopra il massimo dello zigzag, questa esatto, è la logica. Lo voglio far notare. Quindi noi siamo entrati long nell'open della candela successiva, che poi si sta un po' più corposetta, che possiamo notare, e siamo... praticamente sfruttando un po' il trend. In questo caso noi possiamo entrare seguendo tre tecniche oppure porci un target fisso che può essere anche di punti, di 4 punti, oppure attendere che ci sia un nuovo massimo dello zig. Vedi, qua c'è stata una bella rottura di questo massimo, quindi sostanzialmente abbiamo fatto, non so, adesso non vedo quanti valori perché andiamo a... Ecco lì. Allora dovremmo essere entrati circa 9.500. 16.50. Sostanzialmente ha fatto massimo 9.529, qualcosa del genere. Sì, 9.530, toccato in bid tra l'altro, quindi in ask più alto. Esatto, quindi sostanzialmente possiamo operare con un'operatività abbastanza veloce. Io ho potuto sfruttare una decina, anzi una 13 punti che sul DAX non sono male. Questo utilizzando, quindi ricordiamo, il minuto come time frame e utilizzando lo stesso come parametro iniziale per quanto riguarda lo zigzag. Quindi, riepilogo, e si era long in questo caso su... In caso ci sia una candela che chiuda sopra il precedente massimo dello zigzag, quindi questa cosa l'abbiamo avuta. Dopodiché noi possiamo porci o un obiettivo fisso, ad esempio 4 punti, 5 punti, 3 punti, questo è anche un po' soggettivo, è una regola fissa, oppure provare a seguire in trailing, che considera, guarda, se tu guardi questa discesa di questa mattina delle 10 all'incirca, sì. Ecco, porci un obiettivo di 4 punti, sì, ci avrebbe portato 100 euro tradotto in soldoni, però chiaramente avremmo perso una discesa del genere. Di 50 punti, 48 punti. Perché, insomma, questo è 4 punti, non è... Quindi sostanzialmente si può mettere anche in pari, o un opera, o un pop, eventualmente in questi casi, e tentare di fare... Questo poi dipende anche un po' dalla precisità soggettiva. Cioè lo scalper che vuole chiudere appena vede un po' di verde, o poi c'è chi tenta un po' di seguire un po' sostanzialmente il trend. Io
Non do suggerimenti perché poi ognuno ha la testa, il suo modo di operare, il modo di gestire la posizione. Diciamo che preferisco, ti dico, come operatore, come indicatore, a parte lo zigzag, spesso utilizzo anche il famoso alligator per darmi un po' Sì, una. guarda, ti stoppo un attimo. Allora, prima, vabbè, Santi mi diceva, puoi ripetere, puoi fare un breve riepilogo, però tu ottimamente l'hai fatto adesso. Invece Marcello dice, io ho preso i 72 punti dal DAX stamattina, però dato che tu stavi introducendo, diciamo, l'alligator, ho un possibile filtro. Marcello so che usa il Parabolic SAR, che è molto simile al Super Trend. Hai mai provato a utilizzare un filtro del genere, come il Parabolic o il Super Trend? Io Parabolic SAR sì, lo utilizzo, solo che i ciclo di time frame così brevi non sempre mi dà un'ansia. Spesso io lo preferisco su time frame maggiori. No, Tipo i 5 minuti o maggiori tipo no, l'orario? addirittura dall'orario in su. Oggi l'utilizzo addirittura dall'orario in su. Però ripeto, questa è una cosa mia, Sì, no, chiaro, il è normale che è una mio condivisione di day background. trading, quindi oggi No, interroghiamo te, Donatello. No, ma considera che, come detto te, questa è una condivisione di idee, quindi se c'è qualcuno che utilizza sostanzialmente questa tecnica o una similare e ha delle idee comprovate che possa andare bene, siamo tutti ben lieti di migliorarla, modificarla o utilizzarla. Sì, ad esempio Marcello usa il Parabolic con delle variabili diverse, dello 0,2 su time frame corti come l'1 o più che altro i 5 minuti, ed è normale che come super trend, quindi essendo trend follower, è una strategia che ovviamente va a pagare molto quando parte un trend, quindi ovviamente il ribasso che dicevi prima di 50 punti, quando invece magari l'orario dalle 10 alle 12 tendenzialmente porta più ad una lateralità nella maggior parte dei casi. Oggi sono giornate piatte, come è stato tipo settimana scorsa quando era in ferie anche il mercato. È normale che lì si prendono tanti cosiddetti falsi segnali. Quindi è normale che il lavoro di ottimizzazione poi va sempre fatto. Per quanto riguarda i falsi segnali, posso dire che giornate come questa che hai descritto sono molte. E quindi, per evitare che questo parametro, dato che cioè lo zigzag possa darci troppi falsi segnali, utilizzo spesso anche un altro parametro che dà minore numero di operazioni, ma più delle volte dà anche meno, parallelamente minore. Sostanzialmente è 15. Quindi usi Primo ok. zigzag, Quindi il doppio del 7 normale. 15-5-3 lo mantieni? 15-5-3 o 15-5-3, a volte sai, dipende dalle giornate. Quando la giornata è troppo un po' particolare, insomma, ecco, quando non ci sono, oppure non tanto come giornata, proprio come orari, in cui magari la voglia di scema, quindi di conseguenza si rischia di avere dei falsi segnali e preferisco utilizzare con un parametro un pochino più ampio. Ma quando è che te ne accorgi? Ma guarda, io mi impongo che con questo tipo di indicatore già l'orario, già per il momento, fino sostanzialmente alle 11, dalle 11 e mezza fino alle 2 e mezza, quando cominciano a uscire i dati americani, già l'orario comodo e tende spesso a dare dei falsi segnali. Quindi magari in quei momenti preferisco fare meno operazioni, se proprio devo farle, però magari avere qualche segnale in meno. Interessante questo, tra l'altro, con i settaggi di Marcello sul Parabolic SAR e questo settaggio che mi ha detto tu, il 15. Vedete che poi i punti di inversione evidenziati dal Parabolic, almeno questo, vedete, questo minimo è preciso, nel senso, vedete, lo zigzag va a evidenziare. Questo sono valori che ha dato Marcello, Sì, i riguardi parabolici. questo sul minuto, sul minuto, sul minuto. Invece Virgilio mi chiedeva quali valori appunto utilizzi per il tuo zigzag, Danny, sul 15 minuti sull'orario, utilizzi sempre 15 oppure vari? Cioè questi valori tendenzialmente li cambi spesso oppure usi sempre 7, 15 e li cambi a seconda? Seconda del momento. Ad esempio, sullo standard 500 americano, ad esempio 15 minuti come frame utilizzo, ho sfruttato anche uno spunto di un altro trader, utilizzo anche 6 come parametro, 6 o 7, quindi si riferiscono sostanzialmente al vecchio parametro più veloce che abbiamo utilizzato nel minuto, ma utilizzandolo con un time frame leggermente più ampio del 15 minuti.
Molto interessante. E anche sulle valute, sull'euro-dollaro Guarda, tradi, utilizzi questi valori? ad esempio, c'è una coppia che mi piace, del dollaro australiano contro il dollaro neozelandese. Sì. Addirittura utilizzo sul 4 ore con un parametro a 6 di bisaglia. Può essere molto interessante anche sul Nasdaq, che è un strumento che recepisce molto bene la differenza, ad esempio, del Dow. Sono su AUD e NZD, tra l'altro questa notte, come sapete o come non sapete, ve lo dico io, c'è stata la decisione della Reserve Bank of Australia sui tassi di interesse, mantenuti invariati al 2,5% come atteso. Comunque andiamo subito ad applicare i parametri che hai detto tu, ho messo sul 4 ore, che è questo, il 6 sullo zigzag. Ah, fantastico. Questa notte c'è stato praticamente un breakout del minimo. Sì, puliamo un po' il grafico, teniamoci semplicemente questo. Quindi tu vai a evidenziare il minimo 1,0760, dal breakout vai short, vai N'è un short. altro più avanti, guarda. C'è stato un ulteriore. Subito dopo c'è stato un massimo di zig. Questo qui. Io evidenzio ora tutti i massimi e i minimi. Io parlo, no, per quello precedente, guarda, ce n'è uno breve. Questo massimo non evidenzia. Ah, questo qua, bravissimo. Tu lo fai questo lavoro? A me piace sempre tirare le linee orizzontali su grafici. Anche Io ho tantissimo. troppi, troppe linee. Sì, va bene, infatti che sui trattali abbiamo questo canale adesso che ci evita di tracciare in continuazione. Sì, magari questa sera di 18 faccio un paragone tra lo zigzag e il fractal, così continuiamo il discorso dei fractal. Comunque, tu entri quindi su ogni singola rottura oppure vai Guarda, solo a favore di trend? Diciamo, ad al esempio, qua ci sono dei momento, massimi decrescenti, vado solo short. esatto, io guardo molto i minimi massimi, crescenti, massimi decrescenti, perché al momento è un tipo di operatività ancora indiscrezionale, quindi al momento ancora riesco a, diciamo, a capire anche magari con questo filtro che ho dell'alligator se è il caso di entrare, no, poi mi rendo conto anche un po' dei range prezzi che stretto largo che si può avere chiaramente. Un precedente qui che abbiamo sistemato di segnalare, come vedi, è un pochino. Le togli? Sì, stavo togliendo perché poi chi è che mi dice? Paolo diceva cosa si riferiscono ai tre valori usati nel settaggio dello zigzag. Lo andiamo a vedere subito, però sono i classici valori che hai in qualsiasi zigzag. La differenza è che ora qua vai a applicarlo soltanto alle chiusure, non a livelli di massimo minimo, cosa che Danny ha trovato nel tempo più efficace, decisamente. E invece tu hai nominato, Danny, il fatto che utilizzi Perché forse l'alligator. Stefano, magari se qualcuno è arrivato adesso, magari qualcuno ha sentito che noi non stiamo utilizzando lo zigzag che è di default nella MetaTrader, Sì. ma uno zigzag che si applica su chiusura. Forse magari ecco, ricordarlo, perché magari qualcuno lo sta utilizzando, non so se è arrivato qualcuno in ritardo, ecco, Esatto. permette di riferire un po' la cosa. Perfetto. Invece Santi dice come si usa l'alligator? L'alligator ne avevamo già parlato in alcuni seminari. Comunque la MetaTrader dà spazio al trader Bill Williams e poi tra qualche anno probabilmente anche a Donatello Danni Lucente, però per ora Bill Williams soltanto. E vedete che c'è l'alligator. L'alligator è semplicemente un kit, diciamo, di tre medie mobili, 13 scossata di 8, quindi abbastanza veloci, vedete? 8 scossata di 5, 5 scossata di 3, applicate non alle chiusure, ma al prezzo medio. Tu fai delle modifiche su questo o mantieni i valori così No, come sono? mantengo i valori, però spesso, dato che poi il grafico può diventare un po' pesantito, magari, utilizzo sostanzialmente la media rossa, che è un tipo diciamo, un tipo di media molto, molto interessante che utilizzo anche in altri tipi di tecniche, dato che per quanto riguarda sostanzialmente quando viene bucata questa rossa dall'alto dal basso, il più delle volte c'è quasi sempre un pullback successivo sulla stessa. Ok, Cosa che quindi la non è media raro, 8 scostata 5, quindi una media una comunque cosa molto che veloce. ho verificato personalmente più volte.
spesso è anche lì il momento in cui entro delle volte. Comunque, se non Perfetto. voglio, sostanzialmente, ecco, anche lasciando i tre valori, si può notare quando ovviamente vediamo la verde, quando è verso, magari togliamo un attimino. Sì, ora dato che c'era anche l'alligator rosso, ho messo lo zigzag in un colore leggermente diverso più spesso. Quindi tu lavori a favore del trend e il Sì, trend. cerco di utilizzare a favore il trend. E poi guarda, pur sai, conosci anche te, l'Alligator. Sì. L'Alligator è un tipo di colore che quell'alligatore, diciamo, ha delle fauci che tendono a restringersi, dove si dice l'alligatore, poi quando ha fame si risveglia e all'improvviso apre Fauci. queste fauci. Qui si può notare che questa coppia di valori che abbiamo visto adesso, cioè questa fase diciamo, della notturna in cui le tre medie sono abbastanza orizzontali, no? Comunque sono estremamente attaccate l'una all'altra, e quella è la fase sostanzialmente in cui l'alligator sta dormendo, finché non c'è questa rottura sostanzialmente la rottura di questo zig, che poi coincide anche con l'apertura della media verde, che dall'alto taglia entrambe le medie, la rossa e la blu, finché non sostanzialmente si riporta in basso a tutte. E da lì parte Fantastico, poi infatti questo. vedete che questo livello è evidenziato dal minimo dello zig dove ho messo il crosshair sopra 1,0796, vedete? È proprio rotto e vedete come in questo momento dopo la rottura qua, gli alligator, cioè comunque la media mobile, soprattutto quella rossa come diceva Donatello, sono decisamente impostate a ribasso, quindi quella è un'ulteriore conferma del possibile successivo momento ribassista del dollaro australiano contro il dollaro Esatto, neozelandese. più apre queste fauci, l'alligator, più il trend è forte. Quindi, diciamo, in questo caso lo si poteva seguire tranquillamente in trailing, oppure un altro, diciamo, la terza possibilità che ho suggerito per quanto riguarda l'uscita, ecco, dal trade, è di attendere che ci sia un nuovo, si crei un nuovo massimo. Quindi, sostanzialmente, si poteva entrare alla rottura del setup tu. Appena Esatto, a prendere. proposito di questo, Yuri dice, se ho ben capito, lo zigzag si usa come una tecnica di breakout, ma si entra con stop order, tu entri sempre al mercato o metti di stop prima? Ecco, quando adesso è la fase di studio che ancora non ha una risposta, in quanto ci sono spesso dei massimi, dei minimi che hanno un range estremamente ampio. Molti, diciamo, persone con cui ho parlato di questa tecnica hanno iniziato, cosa ho fatto anch'io, a porre uno stop che fosse sull'estremo opposto, nel senso che entriamo su una rottura del minimo, del mio zag, fissare uno stop sul massimo in questo caso. Ora, una cosa che può essere fatta se non si è esagerato, perché chiaramente, ad esempio, se io faccio una short sul DAX e vedo che il mio range è di 20 punti, di DAX non è proprio pochissimo. Quindi, tutto vedi, ci può aiutare anche con l'alligator. Io utilizzo la media più in alto, in questo caso come stop loss, La blu, quella più lenta. la più lenta, chiaramente, che mi fa sostanzialmente la stop loss. È un tipo di, diciamo, di uscita che utilizzo per lo più quando il range non è, quando il range è estremamente ampio, quando il range, diciamo, si restringe. Perciò io parlavo prima di trading ancora al momento discrezionale. Quando riuscirò ad avere un expert advisor su questa tecnica, chiaramente mi ricordo che bisognerà impostare delle regole abbastanza ferre, però al momento finché è discrezionale, riusciamo anche a gestire, a scegliere se fare uno stop loss sul mano o utilizzare ad esempio un altro tipo. Ad esempio Marcello probabilmente avrà il suo parabolico tardo, forse potrebbe utilizzare come tipo di stop loss, o un super trend magari molto molto più veloce, ad esempio 1.0, Ok, che è sempre invece che un 10.3, 10.3, 10.1, tu dici. sì, può essere, quello è una cosa che spesso io ho un doppio super trend, ce l'ho molto spesso nei grafici, spesso utilizzo il più breve come exit da un trade. Il Cobra diceva, scusa, metti il livello di entrata di AUD e questo che ho evidenziato in nero e poi Donatello mi diceva del livello di stop iniziale opposto sullo zigzag, quindi ho evidenziato con l'evidenziatore lì in giallo, come vedete l'area dello stop loss, corretto Donatello? Esatto.
Ecco, ma quindi Sì, per sì. parlare di gestione del trade, tu dicevi che inizialmente utilizzi la media blu, quindi dell'alligator, la più lenta, come stop, e quindi è una sorta di trading stop, perché poi più scende il prezzo e ovviamente vai a seguire. Mantieni sempre questo stop o fai sempre comunque varie considerazioni, come dicevi prima? Ad esempio, qua vedo che si è formato un massimo in prossimità ora di quest'area che evidenzia 1,0705. Quello è il tuo. In questo caso non so perché con un grafico del genere, vedi, lì c'è stato uno spike sulla media più vicina, Verde, sì. è una cosa che spessissimo, anche fino alla rossa tranquillamente ci sono possibilità di fare dei pullback, perché alla fine da quando è partito questo, diciamo questa, stiamo parlando sempre dei 4 ore, quindi non del minuto, quindi diciamo la discesa è durata svariate ore. Se non dire quattro giornate, e quindi un pullback era doveroso. In questo caso, nell'alligator, spesso e volentieri il pullback raggiunge anche la media rossa, mentre la media, in questo caso, l'eventuale pullback, oppure quella linea, la media blu, mi dà la possibilità di uscita della. Fantastico, e giustamente Cobra fa una domanda molto interessante, nel senso l'ingresso l'hai fatto qua sulla rottura, quindi sul breakout vero e proprio, o hai aspettato la chiusura, come hai detto prima, sul DAX? Sul DAX effettivamente era un'operazione a un minuto qua, un 4 ore, utilizzi la stessa tecnica o aspetti Guarda, sempre la un chiusura? minuto, se questo fosse stato un grafico al minuto, avrei steso la candela, diciamo, non la rottura che hai segnato tu, ma che avrei steso la chiusura della candela in basso, sostanzialmente nella secondaria che hai messo, sul minuto chiaramente. Mentre qui sul 4 ore, io se entro su un timeframe del genere, comunque poi vado a utilizzare anche timeframe inferiori, come ad esempio l'orario, per avere una. Diciamo un ok per quanto riguarda il trade. Cioè sostanzialmente se c'è in 4 ore molto spesso sono candele, delle volte che sono talmente forti che più delle volte rischiamo di entrare dopo questo, diciamo, questi break, dopo queste forti rotture, e per evitare che magari ecco, possa perdere parte del trade, spesso vado a mettere insieme l'orario e 4 ore. Io opero molto spesso con un rapporto di timeframe 1 a 4, ad esempio 15 minuti Bravo, questo è con importante da l'orario. sottolineare, esatto. In un approccio multi-time L'orario. frame non andate mai a usare i 15 minuti e i 30 minuti, ecco, quindi i 15 minuti con l'orario, perfetto, questa è Quindi una in questo caso considerazione. l'orario e 4 ore, se mi danno sostanzialmente la stessa, mi danno l'ok entrambi, posso tranquillamente non utilizzare necessariamente l'entrata nel secondo punto, che comunque avrebbe dato ugualmente sarebbe stata comunque una bella operazione, ma avrei tranquillamente potuto entrare prima. Però ripeto, se vogliamo attenerci alla regola che io ho spiegato al seminario, può tranquillamente aprire anche questa seconda candela. Nico giustamente dice, sembra un lontano parente del 1-2-3 di Ross. 1-2-3 di Ross magari è più un pattern sulla candela, e qua è più un movimento con lo zigzag, cioè lo zigzag ovviamente evidenzia un movimento simile. Esatto, sì. In questo caso non pare anche di scuola, perché era anche una sorta di rafforzativo del lato. Diciamo che su 4 ore possiamo ragionare veramente con tanta calma, sul minuto è un qualcosa di più veloce. Quindi su 4 ore possiamo tranquillamente utilizzare anche questa parte, che tra l'altro io utilizzo molto spesso, rosso è per me pane quotidiano. Quindi è una buona comunque indicazione che ci ha dato. Gianpietro dice: scusa Stefano, sono arrivato tardi, come è settato lo zigzag? Allora ricordo a tutti che poi la registrazione andiamo a mettere sul sito di Traderlink, ma anche sul mio blog tfl.finanza.com, quindi la troverete poi lì. Comunque, giusto per darti una risposta, non è l'indicatore che trovi nella MetaTrader, perché quello è applicato ai massimi e minimi, è un indicatore che mi ha girato lo stesso Donatello Danni Lucente, e vedete questo zigzag close. L'impostazione è quella tendenzialmente 7-5-5, che poi lo stesso Danni, a seconda anche del timeframe che usa, lo va a modificare. Ok, questo è importante da ribadire. Piccola osservazione anche su AUD NZD: non è facile trovare un intermediario che vi offra uno spread di 3-4 punti su questa valuta. Molti arrivano anche a 16-20. Ricordo che noi andiamo direttamente sul mercato interbancario, quindi gli spread non sono fissi. Il nostro markup, quindi quello che di fatto noi aggiungiamo rispetto al mercato interbancario, è fisso e parte da 0,8 sull'euro-dollaro. Però poi il vero prezzo lo fa il mercato interbancario. Quindi se sull'euro-dollaro diciamo che è lo strumento più liquido, vedete 0,8 di spread, vuol dire che in questo momento, anzi lo andiamo anche a vedere insieme,
Vedete, se c'è uno spread di 0,8 vuol dire che sull'interbancario è 0,8, se c'è uno spread più basso vuol dire che sull'interbancario lo spread addirittura è negativo, se c'è uno spread più alto di 0,8, perché 0,8 è il nostro markup fisso, quindi è quello che aggiunge Swissquote al prezzo reale dell'interbancario. Quindi voi cosa succede? Quando fate l'eseguito, noi mandiamo il vostro ordine sul mercato interbancario, quindi magari venite eseguiti da Citigroup o da Deutsche Bank o da Credit Suisse, dipende. Quindi quello che vedete sempre è il miglior bid e il miglior prezzo ask del mercato interbancario reale, non siamo market maker, e poi viene applicato, aggiunto il markup fisso di 0,8. Il markup, tra l'altro, in maniera molto limpida, cristallina, trasparente, lo trovate sulla sezione del nostro sito che ho inviato prima attraverso la chat, quindi questo link, vedete, markup fisso, ok? Per ogni strumento viene evidenziato. Ad esempio, dato che ci siamo, AUD NZD dove sei? 1,5, ok? Quindi vedete, sono spread, perché il problema ad esempio su valute, sulle miners, è proprio quello che alcune valute sono impossibili da tradare, ad esempio AUD e NZD, molti competitor fanno 16 o anche 20 punti di spread, ok? Con questo con noi non avviene. Andiamo a vedere anche come si sta Guarda, comportando, sì, dimmi Eurodollar, pure. no, volevo chiederti di mantenere questo Ah, ok, Eurodollaro, su che perché time vedi, frame? sì. No, questo Questo? time frame 4 ore? va benissimo, possiamo vedere che anche qui lo zig, vedi, entrare su una rottura, qui, anche qui parliamo di un 4 ore, e il parametro che hai impostato è quello Questo è il 12. Sì. dell'8 del 12, perfetto, volevo proprio suggerirti questo. Sia sull'orario che sul 4 ore, 12 è il parametro che io utilizzo spesso come utilizzaggio, come parametro di utilizzaggio. Quindi se nell'orario con 4 ore sono ottimi, in questa cosa vedi abbiamo avuto una. Poi siamo sul 4 ore, vero? Sì, siamo sul 4 ore. Sì. Se tu metti l'orario un attimino. Ecco, questo è interessante, 1,3879, vedete questo massimo, quindi questa rottura, 1,3879, a che ora la rottura è avvenuta, quindi il 5 maggio ieri alle 12. Benissimo. Andiamo sull'orario, quindi quello che volevo fare giustamente, è avvenuta prima la rottura, poi il prezzo è stato lì, poi stamattina, come tutti sapete, c'è stato quel movimento esplosivo che ha fatto decollare le quotazioni. Vedi prima la del candelone questo grosso? Vedi il massimo della candela? Prima del candelone, sì, Sì, 1,3884. quella, vedi, questa qui chiude sopra il vecchio massimo dello zig. Perfetto. Quindi E qui sopra stanotte, l'alligator. esatto, sopra l'alligator, perfetto, quindi la verde si è impostata bella sopra la rossa, a sua volta sopra la blu, quindi la situazione si dipende, sarà in netto forte, l'alligator ha dormito, si è svegliato, ha fame, chi la notte magari non può dormire, ecco, può sfruttare questi movimenti che spesso si hanno. No, comunque. Vedi, comunque la rottura c'è stata, bella, l'entrata sul minimo, scusami, sull'open del candelone ha permesso di avere quanti pici sono. Sì, sappiamo che tra l'altro questi movimenti avvengono non sempre purtroppo, ma frequentemente, comunque qua sono 46 pips, avvengono in prossimità dell'apertura delle banche europee, effettivamente come accade anche per l'azionario è proprio in apertura che frequentemente parte un trend, ecco, quindi voi sapete se utilizzate una strategia di breakout di questo tipo che alle 7, alle 8 di mattina potenzialmente ci può essere una partenza del trend sulle valute di area euro. E poi su tutti gli indici ovviamente, quindi potete sfruttare già quell'orario per fare qualche ingresso. E quindi tu nella tua pratica quotidiana, Donatello, cosa fai? Vai a comunque vedere tutti i time frame, lavori quindi molto anche sul minuto e poi ti mantieni qualche operazione, diciamo, swing trading sul 4 ore. Esatto, proprio perché questi time frame in orario 4 ore ci danno la possibilità di poter spaziare su altri strumenti, su altre cose. Addirittura faccio spesso del ledging, magari sul minuto faccio un tipo di operazione che su 4 ore magari è completamente, magari entro long sul minuto e vado short sui 4 ore, insomma, proprio perché sfrutto magari questi movimenti intraday, queste rotture che a livello intraday ci sono spesso e volentieri. Tra l'altro è un tipo di tecnica che ho utilizzato anche ho verificato, ho testato per molto tempo anche sulle azioni, ad esempio sulle azioni americane, molto, molto interessato. Ma
quando un twist avrà, diciamo, le azioni da qui a breve, ne Sì, la riparleremo. logica è che appunto cerchi volatilità. Quali sono appunto gli strumenti, partendo dagli indici e poi andando anche sulle valute, che ritieni siano più volatili, quindi possono essere utilizzati con questa strategia? Hai già detto AUD, NZD, magari io penso anche alle valute legate allo yen, come dollaro yen, è molto volatile. Sì, La lo yen è utilizzi? molto, molto, molto interessante, anche il zelandese o tipo di valuta, la tocca molto interessante. E, parlando sempre di valute, poi la mia preferita, che poi più o meno anche la tua, è dollaro contro il franco svizzero, Bene. e break sono, anche se sono i statali, sono molto, molto interessanti questa coppia. Molto il dollaro australiano contro il dollaro americano. L'euro-dollaro l'abbiamo detto, diciamo sostanzialmente, ecco, questa è anche cable, che poi Sì, anche come ho perfetto. detto adesso, poi si è totalmente forte, E per anche quanto riguarda gli considerata. indici DAX e indici americani, hai una Guarda, per quanto preferenza sugli indici riguarda americani? DAX è, diciamo, sostanzialmente il mio Cavallo amore, di ecco, battaglia. l'indicazione di battaglia per me. Perché guarda, il FIB purtroppo è un tipo di l'indice è un po' nervoso, poi con un po' la Tobin Tax ha perso anche un po' di volumi, quindi spesso fa dei movimenti che non sempre mi ci trovo. Quindi con il DAX invece sto acquisendo una familiarità ormai sempre più stretta. Molto interessante il Nasdaq per quanto riguarda questo tipo di tecnica, magari variando anche a un tipo di parametro, posso suggerire di Il completo. Nasdaq, comunque gli indici americani, li tradi anche col 4 ore e anche il DAX, oppure solo sull'intraday? No, utilizzare 4 ore e allora lì poi subentrano però anche dei filtri diversi che posso aggiungere o sostituire all'indietro con ad esempio un super trend utilizzo modificato, per esempio su 4 ore mi trovo molto molto bene con questa tecnica sull'oro, se vogliamo un attimo Oh, spostarla bravissimo, sull'oro che piace sempre. sull'oro Ora... Sì. perché fa dei break molto molto interessanti. Prima di cambiare strumento, volevo riprendere la considerazione di No, e prima. volevo, scusami, Sì? Vince, perdonami, Sì, scusa. anche il Bund è molto interessante questa tecnica, l'Eurostox. Ottimo, perfetto. Magari fai anche spread trading tra DAX e Eurostox, oppure no? Lo fai direzionale puro. Magari su un breakout, se il DAX brecca pure dell'Eurostox, compri il DAX e vendi l'Eurostox, oppure stai sulle cose semplici. No, diciamo non su timeframe brevi, però. Faccio qualcosina del genere come questa che suggerisci tu, sempre su 4 ore che ti pensi a. Ovviamente sta in trend migliore in assoluto, forse perché tutti i veri operatori sono lì e credo che i migliori segnali si abbiano con questo tipo di time frame, su tutto, anche le azioni. Perfetto. Ora, prima di andare a vedere come che sono in chat, detto da te il Nasdaq, l'Eurostox e il DAX, che il DAX abbiamo già visto, però non andiamo a rivedere, considerazione di prima, dove era Beppe diceva, sarebbe interessante vedere come si sarebbe potuto evitare di entrare sul precedente massimo dello zigzag. Questo è importante perché se vado a evidenziare il precedente massimo dello zigzag, ovvero questo qua, penso che intendevi questo Beppe, quindi quello del primo maggio alle ore 8, 1.38.85, vedi che quel livello di fatto non è stato breccato, poi lo zigzag ha evidenziato un nuovo massimo, prima questo e poi questo, e quindi io direi che vai a tradare sempre l'ultimo massimo, tu ti segni anche i livelli lo stesso e li vai a tradare lo stesso, Donatello. Se posso permettermi, Sì. questo massimo che hai segnato qui del primo maggio, Questo qui. sì, comunque al di là dell'entrare sul massimo, diciamo che noi tracciamo una retta su questo massimo, non possiamo notare che ci sono stati due spike successivi, quindi noi andiamo subito a notare come questo sia un livello abbastanza sentito, ed era imprevedibile che ci sarebbe stata probabilmente prima o poi una rottura, perché prima di questo candelone grosso c'è stato un ulteriore spike su questo livello e finché non c'è stato il via alla rottura. Ma infatti quel massimo 1.38.86, quello che diceva Beppe del 1° maggio delle 8, combacia esattamente con il massimo della candela precedente che evidenziavi tu prima, quindi il massimo della candela di questa mattina delle ore 8, ricordo per Quindi lo questo. zig può essere utilizzato anche come, diciamo, per delle fasce sottili di resistenza, o anche di utilizzare delle trend line, perché molto spesso si hanno con dei minimi o dei massimi crescenti, decrescenti, quindi magari possono essere utilizzati questi
diciamo questi triangolini che si vengono a creare anche per essere i punti su cui puoi tracciare queste trend line per la propria operatività, al di là di questa tecnica di cui stiamo parlando. Poi Claudio diceva, io non amo Elliott, però per gli Elliottiani può essere un aiuto osservare le varie onde. Sì, guarda, anch'io un po' questo parere, nel senso a me di Elliott interessa relativamente poco, non mi sono mai messo a cercare le onde di Elliott su grafici. Lo zigzag può essere un modo che semplifica la vita. Ecco, poi io non so se tu nella tua operatività quotidiana, Donatello, dici questa è un'onda 3, questa è un'onda 5. Io purtroppo Elliott lo sto studiando, quindi non ho ancora la... Ma sì, guardate, io ho un po' la mia opinione, quella stessa che dicevo sui fractal, nel senso i fractal e anche lo zigzag sono un potenziale modo per vedere le onde di Elliott. Il problema di Elliott, che comunque è abbastanza complicato, e io faccio sempre lo stesso esempio, dico, se voi mettete 10 Elliottiani in una stanza, 10 persone diverse, che possono anche essere espertissime di Elliott, vedono... evidenziano su un grafico onde diverse, ecco, quindi io non impazzirei a seguire Elliott. Su questo indicatore nei forum americani ho visto molti che utilizzano le onde proprio, quindi evidentemente c'è qualcosa, io purtroppo non sono ancora a livello tale da poter, però molti lo utilizzano soprattutto negli Stati Uniti dove è nato questo indicatore, sì. È una scuola di pensiero che... Continuando con le domande in chat, Valentino diceva, penso dal mio discorso di prima, per quanto riguarda le commissioni non ci sono sul Forex, c'è soltanto spread, non c'è nessuna commissione sul conto, l'unica vera e propria commissione che esiste è sui CFD, sugli indici azionari come il DAX, dato che non applichiamo uno spread o un markup, ricalchiamo semplicemente denaro letter del future e quindi andiamo ad applicare una commissione che pari a 10 euro per contratto pieno, la commissione la paghi quando entri in posizione e quindi non quando esci, quindi la paghi all'entrata. L'uscita è gratuita, diciamo, ed è 10 euro sul DAX per ogni contratto, quindi se vai con un mini lotto è 1 euro tra entrata e uscita, per gli indici americani 9 euro, quindi l'unica vera proprio commissione che esiste, l'unica vera commissione che esiste è quella sugli indici, sul Forex e sull'oro e l'argento, non c'è nessun tipo di commissione. Poi MG mi diceva, sono entrato in ritardo, se questo è uno zigzag applicato alla chiusura, la risposta è sì, c'è un indicatore che Danny ci ha fornito proprio per questo. Il Cobra diceva, questi ultimi minuti li dedichiamo al DAX, la risposta è sì, però prima del DAX avevamo detto Eurostox, che ce l'aveva chiesto Virgilio, e poi Nasdaq, come dici tu Donatello, e l'oro, e anche l'oro sono strumenti sostanzialmente in cui questa tecnica rende bene. Il Nasdaq, che time frame? Il Nasdaq lo tradi anche la mattina? La mattina comunque preferisci sempre DAX e loro stocks? Guarda, purtroppo finché è trading discrezionale... Tradi tutto quello che capita. Sì, però gli occhi sono quelli, sono due occhi, due mani, ecco, quindi delle volte che non sempre riesci. Ma la tua postazione è composta da 8 monitor? No, guarda, non ci crede, nessuno ci crede. Un monitor. Io sono abbastanza tradizionalista, dovrei avere una... serie di schermi, ne ho visti molti, ma lo finisci di anno, hanno 8, 9, 10, insomma io penso che sia un po' superfluo, io penso che due monitor, massimo tre, due monitor sia giusto. A parte il fatto che uno, volendo, può usare anche un monitor, perché tanto uno dice ok, il Nasdaq, poi il Russell, poi il DAX, nel senso tanto avendo la maggior parte di noi due occhi, io porto anche gli occhiali, però tendenzialmente gli occhiali guardano la stessa parte degli occhi, non è possibile vedere 16 grafici alla volta, ecco, quindi anche se affinate la vista nel tempo, però. Comunque, dicevamo l'amico Nasdaq. Poi dipende anche dai momenti, Stefano, chiaramente sì. Ci sono le giornate di volatilità, le giornate magari più eccessive. Ecco, ma se tu sei già long sul Nasdaq e becchi un altro long sul DAX, non è che dici, tanto che sono già long, poi se il mercato mi va contro, perdo sia di qua che di là? Cioè, è bello che se il mercato ti va a favore, guadagni sia di qua che di là. Ma come gestisci tu questa cosa? Guarda, io personalmente, al di là di questa tecnica, un altro spesso è, appena posto mi metto in pari. Bravo. Quel tick per darmici commissioni, come dici tu. Il caffè. Guardate, secondo me questa è una cosa che nel lungo
è questo che fa la differenza, cioè togliere il rischio appena c'è la possibilità, nel senso che non è che potete togliere il rischio appena il mercato si muove di mezzo tick a favore, se no va a finire che venite sempre stoppati perché appena entrate modificate lo stop. Però la differenza tra trader, diciamo, professionale e trader che per gioco, diciamo così, la fa la gestione del rischio e secondo me la tecnica più semplice è togliere il rischio appena ne valga la pena. Qual è il tuo Beh, io modello per riassumere questo tipicamente ne valga la pena? utilizzo poi Fibonacci per individuare il livello iniziale per cui io posso già mettermi in pari, che poi sostanzialmente si riabbraccia anche molto a quello che abbiamo detto anche sui statali. Posso utilizzare altrimenti Fibonacci tra un estremo ed un altro, in questo caso dello zigzag, e mi posiziono mediamente in pari o quel tick, quei due tick necessari per ricavare quantomeno le commissioni o uscire con un minimo di gain, sostanzialmente a un 127,2, che poi è il livello che mi permette, ecco, di avere, come dici tu, quel piccolo range, diciamo, per evitare che possa essere stoppato subito, lasciare un pochino di spazio poi ai prezzi, E tu Fibonacci lo tiri tra lo zigzag dalla parte del breakout e la parte opposta? Sì, in questo caso sì, però ripeto, dipende sempre dai range, dipende dai range perché ci sono, anche qui si può notare sul Nasdaq dei range estremamente bassi, e lì in questo caso viene sicuramente stoppato, insomma, preferisco utilizzarlo quando ci sono dei range non eccessivamente ampi, diciamo di media ampiezza. Però, ritornando alla domanda comunque originaria, preferisco, ecco, proprio se ho più strumenti da dover seguire, magari non ho 8 monitor, di mettere in pari comunque dopo un certo numero di punti o di pips. E tu fai una distinzione del tipo giornata di swing, giornata di momentum, Sì, cioè se oggi assolutamente. quotiamo, ad esempio oggi il Nasdaq è in momentum, quindi? Assolutamente, in questi casi lo strumento che sto seguendo è momentum, preferisco seguire il trading, insomma, penso che metto sì in pari, però poi utilizzo in questo caso un trading che mi possa, che potrà, nella MetaTrader ci sono, io utilizzo molto spesso, no, molto spesso, sempre lo chandelier come tipo, o la TR proprio come tipo di trading, che mi vada a seguire l'operazione, insomma, potenzialmente in futuro, perché nei momenti di swing, e ci sono stati questi, soprattutto ad esempio ritornando al DAX, ci sono molte giornate in cui si fa swing puro, e quindi a quel punto basterebbe anche utilizzare sempre indicatori di pervendute per comprare e per comprare sui posti in acquisto o in vendita sugli effetti da una parte e dall'altra. Mentre Ecco, questa è una cosa interessante, nel senso il Nasdaq abbiamo appena visto quotare sopra il range, quindi al di fuori della candela di ieri, quindi abbiamo detto il Nasdaq in questo momento momentum perché quota sopra il range della candela di ieri, l'abbiamo visto prima. Ora vedo che invece il DAX, dopo aver quotato sopra il massimo di ieri, ora è tornato dentro il range di ieri, quindi siamo in una giornata, in questo momento siamo in swing tecnicamente. Quindi l'operatività in questo caso cambia con la gestione del rischio, ovviamente. Ti accontenti magari di sì, mi meno? accontento, esattamente, mi accontento di salto di quando sono giornate di momento, poi si notano, ecco, le zigzag, a parte questa tecnica che reputo sempre molto interessante, ci permette anche di poter capire appunto in che tipo di giornata siamo, riesce a farci capire in modo abbastanza esaustivo se siamo in una giornata di trend, quindi in questo caso di momentum o meno. E lì ovviamente preferisco, come dici tu, seguire il trading e cercare di prendere una fetta un pochino più ampia della torta, a differenza della giornata di swing, dove teoricamente anche le briciole della torta vanno bene, facendo chiaramente un numero più elevato di operazioni, mentre nella giornata di momento cerco di fare il meno possibile, ma cercando di Sì, perché ottimizzare. segui di più il trend è più marcato, Poi quindi io il ripeto, profitto in quel caso è ultimamente, marcato. sì, è un ulteriore rafforzativo della giornata per farci sapere se è di momentum o meno. Ci sono questi strumenti che nella MetaTrader Asia io reputo veramente importanti, che mi aiutano molto, molto, molto per capire se siamo in una giornata di momentum o meno.
domanda anche dai mani guarda domanda della vita di Yuri, domanda sempre difficile dare una risposta, però dato che c'è la domanda te la pongo. Qual è il capitale minimo richiesto, riservato al trading per poter vivere di trading a livello professionale? Questa è una domanda della vita, penso io, difficilmente la risposta, però... Guarda, dipende, è molto soggettivo, io non so se sono in grado di poter dare questa risposta, dipende dall'emotività che una persona ha. Io ho conosciuto persone che con 5.000 euro sono riusciti a mettere su, utilizzando l'effetto leva, chiaramente, che broker come... utilizzando bene l'effetto leva, questo è importante. L'effetto leva, ovviamente, perciò dico non tutti, sono anche con casi minori, ho conosco persone che hanno capitali, non va proprio, non riescono perché emotivamente non riescono a gestire la posizione. Tutto sta lì, non è tanto quanto sia di capitali, ma quanto sia, diciamo, io dico mentalmente a livello di emotività e di gestione del trade, sta tutto lì, perché io vorrei dirti tranquillamente, uno può entrare con un DAX, riuscire a beccarsi 10-20 punti al giorno anche con capitali minimi, chiamarlo di switch che ti permette di poter l'effetto leva con capitale molto molto sì, un DAX lo comprate, un DAX intero, il lotto intero lo comprate con 800 euro circa, e in overnight la stessa cosa, non dovete avere 14.000 euro richiesti da molti broker. Quello che volevo dire, quindi teoricamente uno in gara, o uno che riesce comunque a poter far gestire bene la posizione, il trade, che emotivamente ha anche una certa forza, può teoricamente riuscire anche a fare dei numeri molto molto interessanti con capitale minore. Sulle azioni, condivido. Io dico sempre che sulle azioni forse è più necessario avere capitale sulle azioni, perché si ha comunque un effetto leva diverso che non sui future, però su questo spesso discuto con amici anche su Skype quotidianamente. L'effetto leva è molto interessante se lo si sa sfruttare, perché sennò poi diventa una mannaia, un boomerang. Sì. Considerazioni di Marcello, gold in H1, quasi un breakout, però stiamo leggermente, prima di andare sul gold, chiudere, stiamo sul DAX, perché come dicevi giustamente tu, Donatello, lo zigzag ci può aiutare a capire facilmente se è una giornata di momentum, qua abbiamo una serie di massimi crescenti evidenziati anche dallo zigzag, però ora... Vuoi per un movimento normale, il DAX tendenzialmente in questo orario tende spesso a andare in laterale, sta congestionando su questi livelli, 9527, 9539. Tu qua cosa fai? Aspetti che il mercato riparte al rialzo, dato che anche le medie sono inclinate al rialzo, erano inclinate al rialzo, ora sono assolutamente piatte, oppure anche un breakout ribassista ti potrebbe far entrare? Oppure in quest'ora tendenzialmente dici è difficile operare, sto in attesa delle notizie delle 14.30 o cose del genere? Guarda, le medie ci fanno capire che la liquidità è in una fase distante, ha fatto quella sapone, ha digerito, sta facendo un tonnellino, questo durerà qualche ora fino a quando si può iniziare gli americani. In altri casi chi è malato di trading può anche, potrebbe entrare per no, utilizzando dei mini DAX, dei mini lotti, veramente tutta l'opportunità che Svizzera e non tutti i broker hanno, di entrare eventualmente anche con delle size minori, per evitare di prendere uno stop che potrebbe essere indigesto. È un orario francamente in cui se si è già fatto alla giornata, sostanzialmente nelle prime ore della mattina, si può tecnicamente evitare. Però. Sì, questa è una considerazione interessante. Ma, esatto, tante volte la prossimità dell'apertura dalle 8 alle 9, sapete che il DAX è tratta dalle 8, molte, anche sulle valute c'è, cioè, molte volte tratta dalle 8, quindi dalle 8 alle 10 diciamo è tendenzialmente un orario migliore quando ci sono giornate di trend come questa. Infatti giustamente Marcello mi diceva che gli sta pescando bene. Torniamo invece sempre, appunto, Marcello, lo stesso Marcello mi consigliava di visualizzare il breakout H1 sul gold. Il gold è trattata come una valuta, infatti vedete XAU USD offerte in altre valute, XAG è il silver, XAU è il gold, sono scambiate come valute, quindi non c'è nessuna commissione. H1, come diceva Marcello, che parametro consigli su H1? Il 15? Sì, me. Sì.
come valore di, come parametro il P11, il patrimonio. Eccoci qua. Bene, quindi qua c'è stata volatilità negli ultimi giorni, volatilità, lo sappiamo tutti. Dove hai adesso dove hai lì prima con la freccia? Questo è il vecchio massimo dello zig. Questo qui? No, quello è il minimo, quello precedente. Sì. 1295. Sostanzialmente noi possiamo andare a monitorare quel valore, che è successivo praticamente al candelone che delle 11. Quindi lì praticamente con questa candela c'è stato un reverse per quanto riguarda le medie dell'alligator, che sono proprio, vedi, già la verde e la rossa erano molto molto, molto particolari, già lì stava avvertendo prima di questa candela, cioè la media verde che va a contatto con la media rossa, vanno quasi in più parte. Ci sono momenti in cui spesso e volentieri ci sono dei potenziali. Dei potenziali? Però, per esempio, è proprio una rottura a rialzo in questo caso. Mm-hmm. Tant'è che la verde taglia, le medie seguono sempre i prezzi, è precisato, certo, non, certo, ci indicano il futuro. Però il futuro. Questo Williams ci ha creato, ecco, questo indicatore che esula un pochino dalle classiche medie, però queste sono, tra l'altro, non sono medie né esponenziali né medie semplici, sono medie smooth queste, un pochino diverse dalle solite. Quindi in questo caso quel massimo che è indicato tu con la retta rossa, che tra l'altro vedi c'è stato prima, successivamente a quella, guarda, ecco, quello è il massimo, successivamente c'è stato il massimo successivo che praticamente in spike, guarda, alle 9 di mattina, alle 9, no, cos'era? Continuo indietro, Stefano? Allora, non il massimo che abbiamo. Poi ci sono stati due spike, quelli in area 1301. Successivamente, guarda, poco avanti hai il vecchio. Questo spike. Ma tu dici massimo dello zigzag o massimo del prezzo di 1301? Guarda, noi andiamo a guardare il massimo dello zig. Massimo dello zig, allora ne abbiamo due, 1298, allora, e quello precedente 1304. Esattamente. Esatto, quindi 1298. Il successivo massimo possiamo notare come in spike sostanzialmente è andato a ritoccare questo, diciamo, questa retta rossa. Sì. Quindi è un valore estremamente importante. Perfetto. Quindi c'è stata effettivamente quella rottura su questi vecchi due massimi dello zig. Insomma, sia questo valore della retta rossa, sia il successivo massimo dello zig, che coincide a 1295,38, effettivamente poi non sono stati due livelli molto colpiti dai prezzi. E una volta che c'è stato, tant'è che c'è stato un pullback, vedi, c'è stata la rottura, pullback sopra questo massimo a 1298 e poi una nuova ripartenza verso il 1298. Perfetto, invece Walter in chat mi chiede ora, guardando la situazione attuale, dopo quel movimento rialzista notevole che è stato preso con lo zigzag, se l'ingresso sopra 1314 è già fattibile, nel senso, penso che intenda se si può già mettere uno stop di ingresso sopra quest'area, questo massimo qua, l'ultimo 1314. Sì, chiaramente se c'è adesso sicuramente i prezzi stanno un attimino rifiatando, perché dopo siamo sull'orario, quindi non sul minuto, dopo una... Sì, sta andando a testare la media blu, quindi esatto. Tranquillo, un movimento normalissimo, diciamo. Normalissimo, normale che possa andare, che vada a testare e la verde e la rossa, fino a virtualmente spikeare sopra questa media blu. Quindi probabilmente potrebbe qui, anche qui, se vogliamo ritornare al discorso che facciamo prima di ROS, teoricamente anche qui potremmo avere una sorta di, vorreste crearsi una sorta di 1, 2, 3 low di ROS su rottura di questo massimo 1314. Quindi lì potremmo, e i prezzi che sono poi a c'è troppo. Bene. Inserire un eventuale long. Come promesso andiamo ancora a vedere l'Eurostox e poi chiudiamo. Iniziamo magari dall'operatività veloce, quindi metto parametri a 7. Infatti, allora, Nico, come sono settate le medie per l'alligator? Quelle standard che trovi direttamente anche nella MetaTrader. Beth chiede appunto se potrebbe fare un riepilogo sui parametri con lo zigzag, quindi per l'operatività veloce 7, poi 5 lo tieni sempre così, tra il 5 e il 7, per l'operatività veloce.
invece per l'attività più blanda, diciamo tra il 12 e il 15, giusto, Donatello? 12, 12 o 15, non 12 o sarà, 15, diciamo, 12 e ok. 15 sono i due valori cui ho incontrato meglio. Commento Euro Stoxx un minuto. Beh, qui c'è stato vedi, una serie, guarda, puoi notare i massimi dello ZIG come sono, come si nota, i massimi sono belli crescenti, ci sono state, sono variate rotture al rialzo che avrebbero permesso tra l'altro di poter entrare anche con l'aiuto dell'alligator. Sì. Ovviamente c'è stata questa bella discesa stamattina intorno alle 10, bella lineare. Bella domanda questa di Valerio. Tu piramidi, nel senso, se sei già long e in profitto entri ancora long, dici me ne sto con un lotto, diciamo, invece che entrare con un altro lotto? Se ho già un'operazione in essere. Cioè, ad esempio, se hai preso questo long, come dicevi, a 3126, a 3129 compri ancora oppure no? Sposti solo lo stop. Se hai già appunto un'operazione in essere sullo stesso strumento. Guarda, in questo caso dico la verità, in questo caso dove hai detto tu la freccia, con l'aiuto proprio dell'alligator posso notare come il trend sia abbastanza forte, più che abbastanza, diciamo. Quindi Quindi, piramidi, compri? esattamente. Quindi posso raddoppiare tranquillamente l'operazione. Quindi seguire quella che avevo precedentemente aperto e aprirne anche una seconda. Anche tu condividi questa mia idea che se piramidi comunque, quindi se tu sei già long di uno e ora stai comprando un altro lotto, quindi supponiamo qua su questo breakout a 3129, sicuramente il primo lotto lo hai portato free risk, almeno free risk e non magari già in profitto. Guarda, già in verità arrivo probabilmente già uno stop profit sul margine dove sono entrato, cioè praticamente la vecchia posizione me la porto già, attendo che effettivamente il movimento che compia un altro po', diciamo, un percorso, un altro po' di percorso, e posso portare quindi la prima posizione quantomeno in stop profit allo stesso livello dove sono entrato con la seconda. Quindi le seguo entrambi, spero di essere stato chiaro. Sì. Continua. Quindi in questo modo almeno la prima ce l'ho in sufficiente gain, la seconda, la prima provo a portarle entrambe in trading, però sempre con il fatto di poter posizionarmi con la seconda, quantomeno spazio per evitare di poter essere preso da un movimento contrario. Quindi ritornando al discorso precedente, di stare tranquilli e sereni, diciamo, se prende parte siamo belli contenti, se dovesse tornare indietro quantomeno abbiamo messo in pari la operazioni pronti ad attendere, tanto la borsa non scappa, La le borsa non scappa, esatto. opzioni ci sono sempre. Davvero, davvero molto interessante questa tecnica, Donatello. Tra l'altro l'approfondiremo con lo stesso Donatello il 22 maggio, giovedì 22 maggio a Rimini. Ovviamente poi pubblicheremo sul sito proprio tutti gli appuntamenti. Donatello sarà con noi giovedì e venerdì 22-23 maggio l'ETF a Rimini. Ovviamente tutte le informazioni del caso scrivete a noi info@swissquote.eu, poi non so se anche tu vuoi dare un tuo recapito, Donatello, se no io faccio sempre Vabbè, da intermediario, diciamo. io ho personale che è DC, due volte D, Donatello Dennis, Lucente, @yahoo.it, Per piacevole approfondimenti anche vedere sulla strategia. approfondimenti e scambio di operatività, insomma, Ricordo anche, molto. esatto, per l'ottica di condivisione di idee di trading, se volete inviarci i vostri pareri, commenti e idee, tasto destro sul grafico della MetaTrader, salva come immagine, attiva grafico così com'è, cliccate su ok e poi si apre il browser con il link che ci potete inviare. Ci potete inviare il link del browser oppure questo, il secondo link qui sotto, ok? E poi continua così anche la nostra di. In percorso di idee di condivisione di trading. Ulteriore appuntamento oggi alle ore 18, come sapete. Andiamo ad approfondire. Direi che magari potrei fare un paragone su questo discorso dello zigzag che proponevi Donatello con il discorso che sto portando avanti da parecchio tempo sui fractal, dato che la logica è simile, però è sempre meglio andare a paragonare due strategie anche per capire quale può rendere di più in un determinato periodo, quali possono essere i time frame, gli strumenti da utilizzare, così che ogni strategia possa essere ottimizzata. Questo comunque mi è sembrata una strategia davvero da approfondire, che avremo modo ancora in futuro di approfondire con lo stesso Donatello Danni Lucente. Ti ringrazio davvero molto per la Grazie a te, condivisione grazie che hai fatto di davvero questa per questa strategia, via. davvero Ciao, un preziosa. caro saluto.
Grazie mille, grazie a tutti della partecipazione. Ovviamente ricordo che tutte le informazioni fornite e le opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Quello che comunque vogliamo fare è continuare il nostro percorso di condivisione di idee di trading. È normale che i clienti di Swissquote beneficiano anche di tutti i vari indicatori, registrazioni di seminari precedenti, quindi ancora per chi non l'avesse fatto può andare sul sito swissquote.eu e può procedere con l'attivazione di un conto trading. Ricordo che la demo serve per capire com'è la piattaforma, se non avete mai utilizzato la MetaTrader, è facilissimo che molti di voi l'abbiano utilizzata perché è la piattaforma più diffusa nel settore. Offriamo la MetaTrader 4 e la MetaTrader 5. Per procedere con l'apertura del conto basta poi cliccare appunto su Apri un conto, si va a compilare il form e inviare due documenti come carta d'identità e bolletta degli ultimi 3 mesi, per esempio, però per questo ci possiamo sentire privatamente 800 148 261 il nostro numero verde, info@swissquote.eu, la nostra email. Io vi ringrazio dell'attenzione, grazie, buona giornata e buon trading con lo zigzag. Ciao a tutti!